OS 2023 continua. Siamo allo stand della Goglio SPA, la famosissima azienda che realizza packaging con il sistema fresco e quindi estremamente diffusa ovunque si produca caffè, e ci troviamo in compagnia di Elena Demo, la Product Manager Caffè. Elena, è un felice ritorno da parte tua qui ai microfoni di OrecaTV.it. Grazie mille, grazie a voi. Elena, andiamo a riepilogare questi oltre 170 anni di storia dell'azienda in meno di un minuto. Lo so bene che è un'operazione ardua, però proviamoci. 170 anni in un minuto è veramente un'operazione molto complicata. Goglio è un'azienda padronale, ha una sede in Italia, precisamente ad Averio, vicino a Milano. Oggi contiamo come gruppo 9 sedi produttive, 7 sedi commerciali, 9 sedi produttive di cui l'ultima si è aggiunta da pochissimi mesi in Sud America, di cui siamo molto, molto orgogliosi, e che ci permetterà di espandere il mercato maggiormente anche in quell'area. Siamo un gruppo che conta all'incirca 1800 dipendenti e abbiamo queste varie sedi produttive che sono focalizzate principalmente in Europa per quanto riguarda la produzione degli imballaggi, delle valvole, delle linee di confezionamento, ma abbiamo anche sedi produttive negli Stati Uniti per quanto riguarda macchine, imballaggio e valvole. In Sud America andremo a produrre materiali e valvole di degasazione, mentre per quanto riguarda l'Asia, anche lì abbiamo un'azienda dove siamo in grado di produrre imballaggi specificatamente per alcuni settori dedicati, in particolare il settore dell'assettico, ma sempre di più anche ad altri settori come il settore industriale e del caffè, e poi abbiamo le nostre sedi commerciali che ci permettono di raggiungere capillarmente praticamente tutto il mondo. Voi avete un ufficio sviluppo interno che è sempre molto attivo, e a ogni appuntamento fieristico voi andate a presentare qualcosa di nuovo. In questa edizione di OS 2023 quali sono le novità presentate? Vero questo, noi abbiamo una ricerca e sviluppo che è sempre molto attiva, è quella che un po' ci caratterizza da quella che è la nostra concorrenza e che ci ha caratterizzato nel corso dei nostri 175 anni di storia, di essere sempre innovativi e di portare sempre delle innovazioni di prodotto. Oggi qui ad OST noi presentiamo una serie di soluzioni per quanto riguarda il tema della riciclabilità, che è un po' il tema fondamentale di questi ultimi anni. Parliamo di soluzioni che non sono progetti, ma oggi sono vere e proprie soluzioni già presenti sul mercato da parte di clienti con i quali abbiamo portato avanti questi sviluppi, che oggi hanno questi prodotti già disponibili a scaffale con i nostri materiali riciclabili. Parliamo di materiali monomateriali, quindi materiali pronti per il riciclo fino ad arrivare a quelli monomateriali, che vengono lavorati su linee di confezionamento garantendo le stesse proprietà di macchinabilità. Quindi un aspetto molto importante di questi sviluppi è poter garantire da un lato la stessa produttività lato cliente e allo stesso tempo le stesse proprietà in termini di conservazione del prodotto, quindi proprietà barriera come i materiali tradizionali. E a proposito dunque di questa integrazione tra materiale e macchina, alle nostre spalle c'è un macchinario molto compatto ma estremamente avanzato tecnologicamente, del quale ora ti chiedo qualche caratteristica. Innanzitutto è bene sottolineare che quello che ci ha permesso di arrivare ad avere così tanti casi di successo in tema di materiali pronti per il riciclo presso i nostri clienti è proprio la possibilità di avere questa integrazione tra materiale e macchina, quindi poter sviluppare questi materiali e provarli direttamente sulle nostre linee di confezionamento, che è qualcosa che ci distingue anche questo dalla concorrenza. La linea che presentiamo qui in fiera è una linea che è una linea molto compatta, ad alta velocità, in questo momento monta un formato da 1 kg caffè in grani, e il materiale che viene lavorato su questa linea è un materiale monopolietilene che ha le sue caratteristiche, come sua caratteristica fondamentale quella di avere una barriera molto performante, tanto da avere dei valori di permeabilità all'ossigeno e all'umidità equivalenti a materiali con alluminio. La valvola che viene applicata in questo caso è una valvola con una tecnologia di applicazione ad ultrasuoni.
e il sistema viene appunto garantito per poter lavorare al meglio. C'è però un dettaglio che mi piacerebbe tu spiegassi, quello legato all'anima interna della bobina che vediamo proprio in questo momento. Sì, un altro progetto che presentiamo qui ad Host è il Fresco System Plus. Fresco System è un brand che ci caratterizza da sempre il modello di business di Goglio, ovvero l'integrazione di linee di confezionamento, materiali e accessori come la valvola di degasazione e servizio. Oggi qui ad Host presentiamo un'evoluzione di quello che è il Fresco System, chiamato appunto Fresco System Plus, che entra nell'orbita del progetto Mind, che è un progetto di servizio legato a quella che è la gestione delle nostre linee di confezionamento. Con questo modulo Fresco System Plus andiamo ad aggiungere qualcosa in più. Cosa aggiungiamo? Tutto avviene attraverso l'incisione di un codice sull'anima della bobina sulla quale viene avvolto il materiale. Quando noi andiamo a mettere questa bobina in macchina, attraverso una telecamera andiamo a leggere questo codice in continuo e la macchina, nello stesso momento in cui inseriamo la bobina, inizia ad acquisire tutte quelle che sono le informazioni, a me piace dire il DNA del materiale, in modo da banalmente autosettare temperature e pressione, riconoscere che si tratta di un materiale riciclabile piuttosto che un materiale tradizionale. Ma da qui possiamo andare ad ottenere moltissime informazioni sia ad uso nostro per andare ad ottimizzare quello che è lo sviluppo e la produzione dei materiali, sia lato cliente per dare tutte quelle informazioni che servono veramente per andare ad ottimizzare la produzione in macchina. L'intelligenza applicata all'automatismo. Esattamente, esattamente. L'importante è acquisire veramente tutte quelle informazioni e poi andarle a leggere in modo da ottenere il massimo dell'efficienza produttiva possibile. Dunque, non mi sbagliamo, il vostro ufficio ricerca e sviluppo è sempre più attivo e questo fa di voi una delle aziende più grandi al mondo in termini di servizio per i torrefattori e per la produzione di caffè confezionato, ma ricordiamolo, non solo caffè naturalmente, è una delle aziende più attente alla sostenibilità. Sì, siamo molto attenti alla sostenibilità sia per quanto riguarda il nostro processo produttivo, per cui amiamo implementare in azienda tutto quello che è possibile per ridurre al massimo quelle che sono le emissioni e l'impatto ambientale delle nostre produzioni, e allo stesso modo trasferiamo questa attenzione anche nei nostri prodotti, dove a fianco a tutta la gamma di materiali pronti per il riciclo abbiamo sviluppato anche una capsula compostabile che in questo momento è già certificata OKCompost Industrial e OK Biobased insieme al materiale del top lead. È un sistema pronto per essere utilizzato e quindi andando ad abbattere tutti quelli che sono le tempistiche di certificazione e i costi per poter certificare la capsula. Tanta roba, Elena. E allora, voi avete una rete commerciale estremamente capillare, molto molto ben costituita, ma io dico sempre c'è la maglia che si smaglia, c'è qualcuno che vorrebbe entrare in contatto con voi ma non sa come fare. Forniamo dunque un indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno. Allora, noi abbiamo un indirizzo per qualsiasi informazione che è comunicazione@goglio.it, oppure posso lasciare anche il mio indirizzo diretto che è elena.demo@goglio.it. Elena Demo, grazie per la disponibilità e per aver raccontato a tutti i nostri spettatori quelle che sono le novità di rilievo presentate in questa fiera Host 2023 da Goglio SPA. Grazie a voi, grazie a tutti. Host 2023 continua, siamo ancora allo stand di Goglio SPA e ci troviamo in compagnia di Matteo Moro, il responsabile del reparto innovazione macchine per Goglio SPA. Matteo, sei il benvenuto. Grazie mille e benvenuti anche a voi. Abbiamo poco fa intervistato Elena Demo che ci ha parlato, devo dire, in modo molto molto limitato perché doveva lasciare campo a te, anche della nuova app, come si chiama e in che modo funziona. Sì, allora la piattaforma Goglio Mind non è una novità,
Con Goglio Mind quest'anno vogliamo innovare, spingerci un step in più, un passo ancora più avanti rispetto all'attuale configurazione. Andremo a presentare una serie di moduli e di innovazioni, appunto, che attualmente è difficile individuare all'interno del mercato dell'automazione, nello specifico del packaging del caffè. Sicuramente un aspetto importante è il modulo riguardante la manutenzione preventiva. Andremo a implementare, utilizzare e sviluppare un'intelligenza artificiale che ci aiuterà a predire e aiutare il cliente finale a individuare i problemi e a migliorare la sua produttività, riducendo i tempi morti e i tempi di avviamento di una produzione, migliorando appunto l'efficienza e diminuendo i disservizi finali. Grazie Matteo, e allora anche in questo caso forniamo un indirizzo di posta elettronica per poter avere maggiori informazioni su questa piattaforma assolutamente innovativa, che non è nuovissima ma che mese dopo mese aggiunge ulteriore innovazione ai prodotti realizzati da Goglio. Esatto, e potete chiedere qualsiasi informazione aggiuntiva a mind@goglio.it. Matteo, grazie. Grazie mille a voi, gentilissimi. Alla prossima.